Insieme con le associazioni, con l'osservatorio, con le scuole, un programma di iniziativa molto ricco che prevede non solo eventi più strettamente celebrativi, eventi formativi e informativi e anche eventi sportivi per dare un messaggio anche alle giovani generazioni dello sport come sistema di regole e di valori. È un'iniziativa che appunto unisce le proposte della rete Sport e Legalità del Dottor Paci, dell'Istituto Storico della Resistenza, di Libera, delle scuole che hanno aderito a progetti sulla legalità e appunto con il coordinamento dell'Osservatorio Provinciale sulla Criminalità Organizzata. Come Comune di Rimini crediamo molto in questa attività di memoria, che non è solo una memoria di quello che è successo nel 92, che comunque ricordiamo sempre con grande presenza, ma anche di far capire alle giovani generazioni come si può contrastare anche nel quotidiano, anche con le azioni che ognuno cittadino può compiere, il fenomeno della criminalità organizzata sul nostro territorio.